bisogna un attimo coordinarsi all'interno dell'equipaggio, e dividere i ruoli è fondamentale per non sovrapporsi con le informazioni, ok? Cercare di non dare magari informazioni contraddittorie, quindi dividere i ruoli a bordo è un pochettino il primo step da fare, soprattutto in un equipaggio nuovo. Ok, tu hai fatto una cassa così? Senza farla così? Poi magari ci ragioniamo. Prima di fare la strambata, prepararsi meglio. Sì. Cioè, timoniere, randista e tailer non devono sapere tipo come la posizione delle altre barche nel campo, come siamo messi. La cosa che abbiamo notato di più è stato lo stacco tra un mondo giovanile e un mondo invece in cui ci sono già dei professionisti. Le fasi di partenza e dopo la partenza e l'approccio alla boia di bolina sono le zone dove la concentrazione deve essere massima. Da questa esperienza in RS21 mi aspetto una crescita. Però durante la conduzione faccio io pesi, sì. Ok? Quindi in partenza tu pesi. Se, ovvio che se gli altri partono in velocità a 50 metri sotto dalla linea... Guarda anche bene le altre barche come sono messe. Non ho detto nulla. Quanto sono alte. Stiamo andiamo. Ok. Per me urlare in barca è una stronzata, perché primo si mette agitazione tra noi, tra l'equipaggio, secondo urli, che non va bene, ti agiti e dopo sbagli le manovre. Anch'io sono molto emozionato e contento di poter trasmettere quello che ho imparato in questi anni da professionista. I ragazzi li ho visti molto motivati e interessati. Io sono contentissima di essere qua, ma non pensavo di arrivare e andare subito bene, ovviamente, anche perché il livello è molto alto. Quando si tratta di vincere una gara, come tutti immagino, poi mi trasformo. Sicuramente sento molto di più la pressione, sento molto di più il nervosismo, ma questo credo che faccia parte dello spirito agonistico sano ed è compito di ogni atleta saper imparare a gestirlo. Cioè, eravamo sempre più alti, che era proprio quello che ci hanno detto di non fare. Non puoi pretendere di partire con l'angolo di bolina, cazzare le vele e partire. Sono quella che un po' riesce a calmare gli altri, a essere un po' più lucida, ecco. No, l'arrivo è sotto come il qua. Raga, sicuramente è stato difficile la comunicazione tra di noi in barca, perché essendo andati sempre in due massimo, essere in cinque è molto più difficile quando e chi parla chi. Comunque i ruoli da ricoprire sono ridotti perché siamo di più. È difficile anche nelle situazioni soprattutto di stress.